Abbiamo iniziato da Bagnoli, dove sono stati montati gli ombrelloni e dove ci sono una serie di servizi che fanno altre cooperative. E Napoli Servizi di cosa fa qui a Beh, Bagnoli? naturalmente facciamo come in altri luoghi della città tutte le attività complementari di pulizia, di sistemazione, anche se necessario, degli arenili e naturalmente dei servizi igienici e quant'altro. Come vedete siamo in un posto che si può considerare fra i più belli del mondo ed è un posto fruibile alla cittadinanza napoletana grazie al Comune di Napoli che ha naturalmente inteso mettere questo al servizio dell'utenza, non solo quella disagiata, ma soprattutto in prima istanza quella disagiata. Al Lito Mappatella, che abbiamo montato la pedana per i disabili, c'è una sedia che consente alle persone ad entrare direttamente in acqua, ci sono anche gli ombrelloni. Napoli Servizi ci aiuta in una maniera ancora più importante. In quel caso ci sono tutta una serie di attività a supporto, diciamo, delle persone diversamente abili che quindi hanno la possibilità anche loro di usufruire della risorsa mare. Tutti servizi gratuiti per i cittadini, senza nessun costo, per le persone. Una giornata passata attraversando vari momenti in cui il welfare fa sentire la sua presenza, in questi giorni particolari estivi intorno al Ferragosto. Insieme con la costante presenza di Napoli Servizi che assolve a funzioni essenziali in ciascuna delle realtà interessate, l'assessore alle politiche sociali Luca Fella Trapanese ha visitato anzitutto la spiaggia di Bagnoli, ripristinata e con nuovi servizi offerti a cittadini e turisti che la frequentano. Poi la comunità alloggio Giuseppe Signoriello di Secondigliano, un servizio per ultra 65enni che non necessita di assistenza sanitaria continuativa e decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione. Ed è un perfetto connubio tra attività del terzo settore, c'è una cooperativa che gestisce, che ci aiuta a gestire la struttura, ci sono i servizi sociali e c'è anche Napoli Servizi, un connubio, perfetto per, un servizio, alle persone più fragili. E infine il centro prima accoglienza ex dormitorio pubblico in via De Blasis. Concludiamo il nostro tour questa mattina nel dormitorio pubblico a Via De Blasis, dove abbiamo incontrato i dipendenti di Napoli Servizi, gli operatori, gli educatori, la coordinatrice, le suore, e dove c'è la testimonianza che il welfare non si ferma neanche ad agosto. Sono tantissime le persone che vengono a chiedere aiuto, di essere accolte, di trovare ospitalità. Abbiamo visto appunto il signoriello dove ci sono delle persone anziane, abbiamo visto tante persone che accedevano alla spiaggia a Bagnoli, ma anche alla spiaggia alla Rotonda Diaz e sono tante le attività che il welfare durante l'estate ha messo in campo, anche quelle destinate ai bambini. Ed è per questo che abbiamo voluto dedicare questa mezza giornata a raccontare alcune delle tante cose che facciamo. Il nostro ringraziamento va sempre agli operatori e a tutte le persone che lavorano alla direzione, agli uffici che rendono possibile tutto questo.